Allora ragazzi, partiamo subito con una nostra unica, inimitabile intervista doppia alla coppia più chiacchierata d'Italia. La nostra intervista! Vediamola! Nome? Marco. Maria Sole, Sole per gli amici. Soprannome? Il Bob. Anche Marchino. Segno zodiacale? Pesci. Capricorno. Lavoro? Lavoro bene, tutto bene, dai. Amministratore di condominio. Cosa avresti voluto fare nella vita? Il mantenuto. Veterinaria. Il regalo più bello che hai ricevuto? Il casco. L'ultimo regalo di Sole. L'oro! L'ultima figuraccia. L'ultima figuraccia? Eh beh, ce n'è stata una bella che sono andato a dare del ricchione a uno che poi non era lui invece. Era girato di spalle, era uguale. Ah, grazie cara, grazie. Quando sono uscita dal negozio, precisamente Promonte, che sulla spalla avevo un paio di pantaloni e non me ne sono resa conto, sono entrata nel negozio di fronte, da avanti, ha suonato lì e dopodiché allora mi ha detto guarda che hai un paio di pantaloni sulle spalle. Vabbè, dai. L'episodio più divertente della tua vita? Direi quando Leno è cascato per terra dietro il biliardo. Si è inciampato e cascato per terra. Ah, ce ne sono tantissimi, ma uno di recente che mi viene in mente è una foto con le mie amiche che ogni volta che la vedo proprio piango dal ridere, dove c'è... dovevamo fare tutti insieme un salto, poi però ci siamo spalsate, Barbara è venuta nella foto che è alta 2 metri da terra di salto, Ellie riceve a bagger, Gian ci sembra che stia palleggiando, Giada fa la palla del qua, Deborah sta in una posizione che sembra alta 1,20 m e io ho le gambe tutte storte con la gonna in trasparenza che sembra un mudare, questa era la comunione di Suami. Cose che guardi in una persona? Ma la schiettezza, insomma, che sia simpatico e che rompa pochi maroni. Allora, vabbè, esteticamente non ho dei canoni magari fissi, sicuramente se uno ha i denti marci, mi giro dall'altra parte anche se fosse Brad Pitt, e magari se c'ha l'inghiazzo dei piedi brutte, queste sono le cose che proprio mi fermano in una persona, poi dopo a livello estetico non ho proprio un canone preciso, dipende. Il tuo ideale di donna? E mora, alta, magra, con 2 gran tette così. Il tuo ideale di uomo? Marco. Imita la risata del tuo partner. Più o meno. Quindi... un po' di... circa. Quando e dove vi siete conosciuti? A Monte del Re. Un mercoledì sera. E poi più di tanto non ci ricordiamo tutti e due, credo. Perché insomma... Ci siamo conosciuti all'addio al nubilato di Linzi a Monte del Re il 28 luglio del 2010. Chi ha fatto il primo passo? Linzi. Direi Linzi. Ha fatto tutto lei per fortuna. Grazie Linzi. Linzi. No, vabbè, lui. Lui. Cosa hai pensato la prima volta che l'hai vista? Ho pensato, beh, però, se può fare, infatti dopo, insomma, si è fatta, ecco. Cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto? Ma va, non andassi qua 9 anni in meno di me, ma per piacere. Poi quando gli ho visto la moto, il giubbotto che aveva da moto, ma per piacere, no, io non lo voglio sto qua. Come ha fatto a conquistarti? Ma... l'ho conquistata io, l'ho dovuto conquistare io perché insomma siamo vecchia maniera. La sua spensieratezza, la sua allegria, il suo modo divertente di fare. Quando vi siete dati il primo bacio? Il primo bacio
primo bacio ce lo siamo dati dopo, credo, 2 settimane, una roba del genere circa, insomma è successo tutto insieme dopo, primo bacio e via dare. Ma forse 2 settimane dopo, a quel 28 luglio mi sembra. Un aggettivo per descrivere la vostra relazione. Sincera. Fantastica. La prima volta hai fatto cilecca? No, per fortuna no, perché forse non c'era poi la seconda, quindi lì è andata bene. È stato bravo fin dalla prima volta? A far cosa? Certo, se no gli dicevo ciao. Hai mai fatto una scenata di gelosia? E se sì, quando e per cosa? No, io scenate non ne ho fatte, però me ne ricordo una bella delle sue, che mi svegliò a mezzanotte, incazzata nera, chi è questo numero? Alla fine era lei, col cellulare del lavoro, ahimè non l'avevo memorizzato. Tante gliene ho fatte, ma quella più è sicuramente con la sua ex morosa, che io la chiamo la nana di puntini puntini, si potrebbe anche dire. Con lei si è fermato a farsi un aperitivo, cioè che non doveva assolutamente fermarsi. Quando è tornata a casa, lui da bravo fidanzato Nelson me l'ha detto e io ho scatenato l'inferno. Che rapporto hai con tua suocera? Con mia suocera ottimo, che poi di la verità ne ho due e ottimo con tutte e due, quindi benissimo. Anzi, le saluto, ciao Super, rapporto di rispetto reciproco, su di lei posso sempre contare, cioè proprio tranquillissimi, la numero uno. Imitala. Sole, non mi chiami mai, questa è Alba, scusa, non mi chiami mai, Sole, allora di qua, di là, invece domenica è molto più tranquilla, la vecchia Zora, insomma, la solita Zora. Dai, gli parli e magari lei sta pensando ai fatti suoi. Sta zitta così ti guarda. Non dice niente, poi dopo te dice Ivana, ma ascolti. Ah sì, dimmi. Questo è un esempio. Che rapporto hai con tuo suocero? Con mio suocero buonissimo. Si parla del Bologna, si parla un po' dell'Inter, insomma, un po' di pallone e poi del resto siamo sempre tranquilli. Ma anche con lui molto tranquillo, cioè una persona anche lui sempre presente, sulla quale posso contare, un rapporto di tranquillo, trasparente. Imitano. Marco, dove è Sole, lei è una bomba. Non sta zitto un secondo. Quale personaggio dei cartoni saresti? Personaggio dei cartoni? Ma io direi che è il guerriero. E Sole potrebbe essere anche Lady Oscar, perché insomma quando si gira... Sì, Io sarei Candy, sicuramente. Lui potrebbe essere Terence, ma non lo è. Lui che personaggio dei cartoni animati potrebbe essere? Ma tipo un Gigi la Trottola. Hai mai avuto esperienze omosessuali? No, per fortuna no. Ancora no. No. Numero di partner che ha avuto l'altro? No comment. Si può. 3 fidanzate, poi le altre non so, io sono la 4ª. Qual è la tua posizione preferita? Ma insomma, non so come si chiama, la solita, dai, qui ho bisogno d'aiuto, amore. Ma insomma, io ho piegato lì così, lei un po' sopra, un po', poi come viene, viene, dai, alla fine, va sempre bene. Parenti, chiudetemi le orecchie. Lui sulle sue ginocchia piegate, le ginocchia piegate indietro, quindi appoggiato sui suoi talloni. Io che do la schiena a lui, poi fate voi cosa farò mai. E la sua? La sua è sempre quella. Sempre quella. Come viene, viene, gli zoppo sopra e gioco è fatto.
Posto più strano dove l'avete fatto? Beh, lì ce la possiamo giocare. Ce la possiamo giocare, insomma, sul primo, dal primo al terzo, il gradino del podio. Forse la più bella è in un giardino pubblico una notte, insomma, una cosa un po' così euforica, ecco. Sono due i posti più strani. Vabbè, uno in un parco giochi per bambini, però erano notti, i bambini non c'erano. Tra l'altro anche vicino a casa di Ninzi, l'altro in un ristorante. In quanto tempo capisci che l'altro ne ha voglia? Ma lei che ne ha voglia, io lo capisco in un attimo. Io che ne ho voglia, lei, beh, insomma, si fa capire poi. Subito. Immediatamente. E come te lo fa capire? Beh, diciamo che non è che si sbusti più di tanto, eh. Me lo dice a parole, poi l'iniziativa la devo prendere io, quindi insomma. Mi tira giù le mutande. Perversioni del partner. Perversioni del partner? Sì, mi tocca di dirlo, amore, scusa. Però, insomma, lei vorrebbe provare con Ditino, andare in qualche parte che invece ancora Casa Brusa è chiusa, è una porta chiusa, è chiuso. Una cosa che vorrebbe sempre e che io non gli do mai, se quella si può chiamare perversione. Qual è la tua bevuta preferita? Il Black Mojito. Ce n'erano tante di bevute preferite che non posso più bere, non ce la faccio più. Quindi mi piaceva molto la caipirosca, la fragola, che però ultimamente non bevo più. Vino, ultimamente vino. La sua? La sua, ma lei alla fine va sempre a parare sul vecchio bicchiere di vino, quindi. Aspetta, è il mojito però con in mezzo la liquirizia. L'ultima sbornia presa insieme, e cosa è successo? L'ultima sbornia presa insieme è stata la mia rovina. È stata la mia rovina perché eravamo a San Domenico e quando usciti ci siamo messi a cantare su WhatsApp e purtroppo adesso verrò castigato in qualche modo, ne sono sicuro. Marco, parlavi forse di questo? E one, e two, e one, two, three, four. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tutti sentivo qui intorno a me, sentivo cantare così. Camminerò, camminerò. L'ultima sbornia presa insieme, e cosa è successo? Per il suo compleanno, quando siamo chiesti a lui cosa è successo, quando siamo tornati a casa, il giorno dopo mi mandava il messaggio per ringraziarmi. La vostra canzone? La nostra canzone è indubbiamente Il Pescatore, direi. Getta le tue reti, avete presente, no? Getta le tue reti. Buona pesca ci sarà, quella il pescatore. Il miglior pregio dell'altro? Ma la pazienza direi di no. Insomma, la furbizia direi neanche, ma forse che è l'unica che mi sopporta, dai. La sincerità. Il peggior difetto? Il peggior difetto è che ha poca pazienza. Non ha tanti difetti, Però è un gran casinista in casa. Fai la faccia più brutta che puoi. Per quale motivo la ami? Perché con lei posso essere naturale al 100%, posso essere me stesso. Lo amo perché con lui mi sento me stessa e poi ha saputo tirar fuori le parti migliori di me e mi fa sentire sempre speciale.
La cosa più bella che l'altro ha fatto per te. Ma direi che la fa tutti i giorni quando si sveglia. Forse la più bella l'ha fatta sua mamma che l'ha partorita. Amarmi. Come ti aspetti il vestito di matrimonio dell'altro? Non ne ho idea. Non ne ho idea, che penso che sarà bellissimo sicuramente, però non ne ho idea. Speravo si mettesse tipo, come si chiama lì, il frac, la coda lunga dietro, roba, il frac con una bella bombetta in testa e il bastoncino, ma non credo che se lo metta. Come vorresti la prima notte di nozze? Va bello, dai, bellissimo, lei in riva al mare, in Madagascar, stupendo, il cielo, le stelle, nessuno che rompe, il telefono che non suona, bello, bellissimo. Ma va là, lui sarà steso, cioè mi toccherà, andrò a far due chiacchiere con il tipo di ristorante, lui sarà troppo steso. E come andrà in realtà? Ma spero uguale. Spero uguale, poi a un certo punto si va in branda e via, tacche. Io invece dopo con le mie doti riuscirò a fargli sapere tutto. Digli una cosa che non gli hai mai detto o che le hai detto poco. Boh. Non lo so, gli dico sempre tutto. Boh, non lo so. Ti guardo. No, gli dico che è una persona veramente in gamba, cioè anche essendo una persona così giovane, cioè lui si prende mille impegni, mille cose da fare, tutte le cose che ha fatto attorno a casa, cioè lui arriva a casa da lavorare, magari stando duro, non molla mai, si mette in testa di fare una cosa e la finisce, quindi ha fatto la casina per i cani, sta facendo la nostra tavernetta molto bella, molto carina, tutti i lavorini fuori, quindi è una persona veramente, cioè, in gamba, con una forza di volontà e d'animo incredibile. Io molte volte gli do addosso così un po' lo snob, ma è veramente una grande persona. Saluta a tutti gli invitati al vostro matrimonio. Ciao, ciao a tutti, grazie di essere venuti. Ciao! Grazie a tutti, ciao! Salutatevi e ultime raccomandazioni. Ciao amore, fai la brava, stai attenta e fatti bella, devi essere bellissima. Ciao amore, mi raccomando, in Madagascar il volo aereo, finché io non mi addormento, tu non chiudi mezzo occhio, ok? Ciao.